Ciao ragazzi, siete pronti a diventare registi, attori, storyteller e videomaker? Seguite questo breve video tutorial che vi darà delle indicazioni utili per costruire la vostra storia digitale. Ma che cos'è una video story? È una clip di un paio di minuti al massimo con cui potrete raccontare attraverso le immagini in movimento una vostra esperienza in modo originale e coinvolgente. E come si costruisce una storia? Lo vediamo con pochi semplici passaggi. Il primo passaggio è l'identificazione della storia, che è un momento molto creativo ma anche delicato e complesso. Il suggerimento è quello di liberare la mente, di prendervi il vostro tempo senza fretta e di fissare un punto preciso, un luogo, un ricordo, un accadimento che avete vissuto oppure che vorreste vivere, e partire da lì per iniziare il racconto. Ricordatevi sempre che ogni storia ha un inizio in cui si introducono i personaggi e si introduce la storia, uno svolgimento che normalmente parte da un fatto che accade e che può contenere anche all'interno un colpo di scena che poi porta al finale, che chiude proprio la storia. Secondo passaggio, la scrittura del soggetto. Dopo aver identificato la storia, il suggerimento è quello di prendere un foglio e di provare a buttarla giù, a scriverla, così, di getto, come vi viene, per vedere se la storia funziona. Chiedetevi sempre qual è l'effetto che volete avere sui vostri spettatori. Li volete incuriosire? Li volete divertire? Li volete entusiasmare? Ecco, queste domande vi aiuteranno a creare una storia che funziona. Terzo passaggio, costruzione del testo. Dato che si tratta di brevi video, non parliamo propriamente di sceneggiatura, ma dell'attenzione che dovrete mettere nelle azioni e nei dialoghi. Il suggerimento è quello di prendere un altro foglio e di decidere quali sono le azioni che dovranno svolgersi, chi far parlare e che cosa fargli dire. Quarto passaggio, il cast. Chi saranno gli attori della vostra storia? Sarete voi gli unici protagonisti? Oppure vostri parenti, amici, persone della strada che non conoscete? Insomma, aprite il casting. Quinto passaggio, la scenografia. Dovete scegliere l'ambientazione giusta per la vostra storia. La piscina? La vostra camera? La strada? La scuola? Il negozio di zia Peppina? L'importante è che ci sia una fattibilità, ossia che sia semplice andare a fare le riprese in quei posti. E poi il suggerimento è quello di scegliere luoghi dove ci sia una buona luce, dove non ci siano rumori di sfondo e soprattutto luoghi belli, adatti alla storia che volete raccontare. Sesto passaggio, la produzione dello storyboard. Che cos'è uno storyboard? È uno strumento di pianificazione molto importante per il regista, perché lo aiuta a tenere sotto controllo tutto il processo creativo e organizzativo. Come si fa? Il suggerimento è quello di disegnarlo come fosse un fumetto, in cui ogni disegno corrisponde ad una inquadratura ben precisa che descrive quali sono le azioni che si svolgeranno in quel preciso momento della storia e quali saranno i dialoghi che ogni personaggio dovrà raccontare. Pronti a girare? Qualche consiglio anche sulle riprese. Innanzitutto scegli la giusta inquadratura, tenendo conto del fatto che l'inquadratura è il tuo punto di vista sulla storia, quindi evita di far entrare nella scena elementi come microfoni, attrezzature tecniche o persone che non fanno parte della storia. Un altro suggerimento è di scegliere la giusta luce, quindi di impostare bene le opzioni del telefonino o della videocamera in modo da avere una risoluzione ottimale, cercare di girare di giorno e soprattutto di non mettersi mai contro luce per non bruciare l'inquadratura.
E un altro suggerimento è sulle riprese. Cercate di fare più riprese di una stessa scena in modo da avere la possibilità di scegliere quella migliore. È arrivato il momento del montaggio. Potete scegliere un programma che già conoscete oppure studiare uno dei programmi che abbiamo descritto nella scheda tecnica che sarà di supporto a questo video. Sempre in fase di post-produzione potete decidere di inserire, se volete, una colonna sonora, una o più colonne sonore. L'importante è scegliere sempre brani liberi da diritto d'autore. Così come ricordatevi sempre di chiedere delle liberatorie ai personaggi che entrano nelle vostre inquadrature per poter poi avere l'autorizzazione a pubblicare la loro immagine. Questo video tutorial finisce qui, io vi auguro buon lavoro, ma soprattutto buon divertimento e buona creatività.